Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. La Tramic 100 non è riuscita a centrare la quinta vittoria consecutiva, esce purtroppo sconfitta qui dal Palo Benedetto ad opera di Montecatini per 75-82, una partita davvero rocambolesca che ha visto i nostri giocatori costretti a rimontare per la prima parte e anche oltre dell'incontro. L'impresa è riuscita con la Tramic, è andata in vantaggio di 10 punti, poi gli ospiti hanno recuperato nel finale anche grazie a qualche decisione arbitrale a loro favore, sono riusciti a portare a casa il risultato. Purtroppo quindi la Tramic non riesce a centrare questa vittoria, tra i migliori davvero segnaliamo Bona con 19 punti, Vitrani con 20 e Carretti 17. L'impegno c'è stato, è una serata che doveva andare così. Sono tante le iniziative, ad esempio sabato scorso quella veramente toccante per Massimo Ghetti. Sabato scorso era il decimo anniversario della morte del grandissimo ed immenso Massimo Ghetti, anche se a lui non piaceva essere celebrato. Noi abbiamo voluto ricordare questo avvenimento invitando la moglie Ondina ad essere premiata da parte della società con una targa in ricordo sempre di Massimo Ghetti e con uno striscione che gli Old Lions, ex Fossa dei Leoni, hanno voluto dedicare a lui per ricordarlo a 10 anni dalla sua scomparsa. Ecco, l'unica nota polemica mia, personale, è che mi è dispiaciuto molto non aver visto nessuna menzione, nessun ricordo nel house organ della Benedetto di questi 10 anni della morte di Massimo Ghetti il sabato scorso, e nemmeno sul Carlino e sulla Nuova non compariva niente in merito. Ecco, questo mi è dispiaciuto molto. Siamo sotto un cartello molto importante, che significa? Significa che quest'anno ricorre il 50° anniversario di attività della Benedetto XIV. È stato costituito un comitato che avrà il compito di portare a compimento varie iniziative per festeggiare questo avvenimento importantissimo. Vi posso dire solo piccole cose: il 27 giugno, tenetevelo, segnatevelo tutti come data, ci sarà al palazzetto, chiamiamolo, una riunione con tutti i nostri ex giocatori, e ci stiamo dando da fare in maniera incredibile perché ce ne sia il maggior numero possibile. Se posso dirvi qualche nome, per esempio Bobicchio, per non citare Cavalieri, Ciro Zanatta, Luca Cadorin, il quale per lei ha detto mi hai sempre tenuto, sei un interista come te moltissimo, potrei, però anche per esempio Toto, gli allenatori Vannoncini, ma Vandoni, e poi adesso me ne scordo tanti, però vabbè, Beghelli per dire, i Centesi, ma anche, non so, Di Monte, Carchia, io mi giro e li vedo tutti lì, Claudio Cortese, Massimo Sacco. Ecco, e poi importante, ci sarà anche a ricordare Chicco Ravaglia, che non c'è più, ci saranno la mamma e il papà di Chicco, ad esempio, e poi cercheremo di imitare il figlio di Principi, che avevamo giocato l'anno scorso contro di lui, e tantissimi altri, insomma ci stiamo dando da fare tantissimi. Poi c'è anche il libro, ci sarà il libro dei 50 anni che stiamo studiando come farlo, insomma siamo tanti a Dario, sempre degli Old Lies, ma anche ad altre persone che ci stanno aiutando e... insomma, speriamo di riuscire a fare bene, il libro dovrebbe uscire più o meno in settembre, ecco, queste sono le iniziative per i 50 anni.
Ecco, c'è anche un'espressione che avete alzato questa sera, ridate dignità al basket. Ecco, questa è un'altra importante iniziativa degli ultras del basket, però in questo caso. A 11 anni dalla prima manifestazione che facemmo con tutti gli ultras del basket a Bologna sotto la Lega, ci troviamo praticamente dopo 11 anni con gli stessi problemi, cioè società che muoiono, società che non riescono ad arrivare a fine anno, gloriose società come ad esempio è capitata da poco alla Fortitudo, ma capitò poi anche alla Benedetto di sparire, ecco, la compravendita dei titoli, cioè tutti quei concetti che erano in voga quegli anni lì, purtroppo a 11 anni di distanza le cose invece di migliorare peggiorano, e così ancora una volta tutti gli ultras del basket si sono voluti ritrovare e fare il comunicato congiunto che abbiamo distribuito questa sera al palazzetto e lo striscione col quale si è siglato questo comunicato, cioè ridate, Larry, cosa c'è dignità, al ridate dignità al basket. Ecco, questa è un'importante iniziativa anche questa, perché purtroppo a soffrire molto quando una società scompare, non ce la fa più, sono soprattutto i tifosi, perché per l'Ultras la squadra di basket non è una semplice squadra, ma quasi sempre è una fede, è un modello di vita, è un modo di vivere, è un modo di pensare Ultras 7 giorni su 7, quindi ci sono tutte queste tematiche qui attorno, e in sofferenza maggiore in questi casi qui va sempre la tifoseria e chi ci tiene veramente. Non avreste mai voluto farlo, ma vi state dando molto da fare anche per le alluvioni. Ah beh, purtroppo anche quello, anzi devo ringraziare, ci tengo e vi ringrazio di questo spazio, per dire che con la raccolta fatta assieme ai ragazzi della BDC Centese, siamo usciti congiuntamente anche in quel caso lì, siamo riusciti a raccogliere in tutto, anche con quel ricorso non fatto dalla Benedetto, quei soldi del ricorso sono andati nella beneficenza di cui sto parlando, abbiamo raccolto 1625 euro e li abbiamo dati a due ragazzi della Bassa Modenese, un ragazzo e una ragazza, tra l'altro una ragazza con una bimba piccola appena nata e da pochi mesi, hanno diviso loro la somma. La particolarità è che sono ultras come noi, però del Modena, delle brigate gialloblu del Modena, come potrebbe dire, se mi avessero detto 10 anni fa che noi ci incontravamo a Camposanto a dare questi soldi a dei ragazzi del Modena, che noi siamo quasi tutti bolognesi, che c'è sempre stata la credine tra le due tifoserie, però di fronte a delle calamità e a delle disgrazie come questo, di questo tipo, queste barriere qui cadono, e questi ragazzi erano di una, cioè a me è anche dispiaciuto perché gli abbiamo dato alla fine 1625 euro, non 3 milioni di euro, ma loro era come che gli avessimo dato chissà che cosa, la cifra per loro non hanno smesso di ringraziarci, sono stati di una gentilezza incredibile, e allora mi faceva piacere poter dire a chi ha dato anche 1 euro, 10 euro, 5 euro, dove abbiamo messo i soldi, sono andati molto a fin di bene.